Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. Italia e Repubblica. L'Autostrada del Sole è il più concreto esempio del lavoro e della volontà della nuova Italia. Ora noi studenti ci uniamo agli operai che sono l'unica vera forza rivoluzionaria del paese. Il popolo italiano sta facendo barriera contro il terrorismo per difendere la democrazia e la Repubblica. Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Nobel Prize, dottor Rita Levi Montalcini. Tantissimi profughi albanesi e gente che ha sete, che ha fame. Di questa Europa l'Italia ha voluto e ha saputo far parte. Italia e Repubblica. L'auto era il prestigio, ci si presentava, potevi dire io ho possibilità. Quindi è stato un simbolo importante. Era il momento migliore di questa grande industria che tutti ammiravano. Giorgetto Giugiaro, in compagnia di Michele Astori, ci guiderà dentro l'Italia del boom. Avevamo lasciato l'Italia nelle tensioni dell'inizio degli anni 50, nella seconda metà degli anni 50 ci saranno ancora tensioni sociali, ma il carattere di quel periodo, di quell'epoca, è uno strepitoso successo economico che catapulta l'Italia da paese contadino, arcaico, arretrato, nell'empireo della modernità. Diventa, in quel periodo si accinge a diventare, uno dei paesi più moderni d'Europa. E il simbolo di questa modernizzazione è l'Autostrada del Sole. Pensate, solo in pochi anni, 8 anni, si realizza un progetto avveniristico con dei lavori davvero clamorosi per fare questa autostrada, e l'autostrada porterà anche un cambio di costumi, l'autogrill, fermarsi, le gite, era diventata una meta in sé, quasi un monumento al boom economico. Tra gli anni 50 e gli anni 60, l'Italia attraversa un periodo di straordinaria vivacità economica. Il reddito nazionale sale da 17.000 miliardi di lire del 1954 ai 30.000 miliardi del 1964, mentre il reddito pro capite passa da 350.000 a 571.000 lire. Nell'arco di un solo decennio, la ricchezza del paese raddoppia. L'industria, fino a quel momento limitata al cosiddetto triangolo industriale, che ha per vertici Milano, Torino e Genova, si estende anche ad altre zone del paese e gli operai superano per la prima volta in numero gli agricoltori. Dalle ristrettezze di un'economia di sussistenza si entra nell'era del consumismo. Scooter, utilitarie, televisori, elettrodomestici, arredamento, oggetti di design e cibi surgelati. Prodotti prima sconosciuti e ora rivolti a tutti, disegnano stili di vita nuovi, più ricchi e allettanti. L'impressione è che in questo periodo si riesca, basandosi sulle competenze tipiche italiane, a guardare con molta attenzione al mercato e ai veri desideri e bisogni delle persone. Cioè, i veri protagonisti di questo periodo, secondo me, non sono i politici, che sostanzialmente sono impreparati a volte di fronte a un cambiamento molto tumultuoso, ma sono da una parte questi imprenditori che sono attenti ai bisogni concreti e reali delle persone e i consumatori che vedono in questi nuovi consumi finalmente un modo nuovo di essere, un modo per uscire da questa miseria che sembrava dovere per forza attanagliare l'Italia per sempre.
Grazie a questi successi, nell'arco di pochi anni un paese che è uscito sconfitto dalla guerra si allinea ai grandi paesi moderni. Sono gli anni del miracolo economico. Un periodo di ritrovato orgoglio che consente al paese, per la prima volta, di ospitare con successo i Giochi Olimpici, che si tengono a Roma nel 1960 e che mostrano al mondo la ripresa italiana, mentre la lira si aggiudica l'Oscar della miglior moneta. L'anno successivo, il 1961, i festeggiamenti proseguono. L'Italia ha compiuto i suoi primi 100 anni di unità, allineando risultati economici clamorosi. A me però piace ricordare un altro aspetto del boom, e cioè che è stata una rivoluzione per le famiglie. Se noi ci immaginiamo una famiglia nel 1950, questa famiglia aveva un reddito che era la metà di quello di una famiglia inglese. Probabilmente viveva nella stessa casa dei genitori, faceva lo stesso lavoro, insomma vedeva davanti a sé la stessa prospettiva di vita dei suoi avi. Col boom economico cambia tutto. Questa famiglia probabilmente si trasferisce in città, ha un nuovo lavoro, magari lavorano in fabbrica, tutte e due oltretutto, e soprattutto consumano cose diverse. Improvvisamente si apre un aspetto dei consumi che prima era riservato a una piccola elite. Le radici dell'Italia di oggi, dei consumi e del modo di intendere la vita che abbiamo oggi, ha le radici in questi anni. Cogliere i cambiamenti nel momento stesso in cui accadono non è semplice. Ci riesce però Italo Calvino, che nel 1961 scrive: prima vedevamo la vita come qualcosa di teso e guerreggiato e spinoso, in cui dovevamo esercitare la nostra scelta del bene o del male, la nostra saldezza di nervi e ragionevolezza e ironia demistificatrice. E adesso invece la vediamo come uno spettacolo, nelle grandi linee prevedibile e rassicurante, di cui vorremmo godere tutti i particolari. Italo Calvino ha descritto molto bene il clima che attraversava il paese in quegli anni. Quello che è cambiato, dice, in noi italiani è che è la fiducia nel futuro. Guardiamo al futuro con una speranza grande, pensiamo che la crescita possa essere in qualche maniera illimitata. Ma che cosa ha consentito all'Italia di bruciare in questo modo tutte le tappe e diventare il paese moderno in cui viviamo? La parola miracolo fa pensare a qualcosa che viene dal niente. Gli anni del boom hanno invece delle ragioni che vanno cercate indietro nel tempo. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nonostante la sconfitta, l'Italia disponeva già di una base industriale solida su cui innestare lo sviluppo. Ma questa crescita, così vorticosa e inaspettata, non si sarebbe prodotta se lo Stato non si fosse ritagliato precedentemente un ruolo importante nell'economia. Un ruolo che aveva iniziato a giocare molti anni prima con la creazione dell'IRI, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, fondato nel 1933. Negli anni 20 e 30 si erano sedimentate tantissime capacità imprenditoriali, organizzative, specificamente industriali, che però dentro i confini chiusi dell'economia fascista non avevano la possibilità di dispiegarsi in maniera compiuta. L'economia libera, l'apertura degli scambi internazionali del dopoguerra creò questa possibilità, ma la creò perché c'era stato un accumulo precedente. Ed è parte significativa dell'IRI la Finsider, il colosso della siderurgia di Stato. Prima di Oscar Sinigaglia, che è il artefice della Finsider, in Italia si faceva l'acciaio soltanto dal rottame. Cioè si raccoglieva il rottame, poi lo si fondeva e si faceva l'acciaio. Allora, naturalmente, è chiaro che non utilizzando la materia prima, la quantità era data e anche la qualità era inferiore. Soltanto lo Stato, sostenevano Sinigaglia con i suoi tecnici, aveva la capacità organizzativa di creare grandi impianti siderurgici che partivano dal metallo ferroso e finivano col coil, con la striscia di lamierino, pronta come semilavorato per essere utilizzata da altre produzioni e presso altre imprese. Questo grande sforzo fu la condizione di base perché potesse svilupparsi poi l'industria privata.
Riportare in Italia tutto il ciclo dell'acciaio è una grande intuizione di Oscar Sinigaglia. Ma un altro settore fondamentale, sospinto dallo Stato, senza cui non sarebbe possibile produrre niente, è quello energetico. Grossi passi avanti si fanno grazie all'ENI, l'Ente Nazionale degli Idrocarburi. A volerlo fortemente, agli inizi degli anni 50, è Enrico Mattei, preoccupato della storica debolezza italiana nel campo dell'energia. Enrico Mattei, un self-made man, aveva fatto un imprenditore nel campo delle concerie prima della guerra. Poi si appassiona alla politica durante la Resistenza, quando milita nelle file della Democrazia Cristiana, diventa anche parlamentare e poi nuovamente si appassiona del problema dell'energia. Quando ci siamo occupati delle ricerche minerarie, in quel momento, nel 1945, non ci credeva più nessuno, né il governo, né le autorità amministrative e neanche l'iniziativa privata, sia italiana che straniera. E fu anche allora proprio una leggendaria forza a loro. Che cosa voleva Mattei? Mattei voleva l'autosufficienza energetica dell'Italia, un paese che sapesse accaparrarsi da sé le proprie fonti di energia, a cominciare dal petrolio, agendo non in forma mediata ma per via diretta, andando a negoziare coi produttori di petrolio, spartendosi i guadagni coi paesi produttori, secondo una politica innovativa. Se lo Stato è presente nei settori strategici, tutt'altro che trascurabile è l'impulso che danno all'economia le grandi industrie del nord, tra cui quelle automobilistiche, le principali destinatarie di acciaio di buona qualità e di energia a buon prezzo. A spiccare naturalmente è la Fiat di Vittorio Valletta, presidente e amministratore delegato della casa automobilistica. Il processo costruttivo della nostra massima fabbrica, la Fiat, è appunto uno dei più moderni d'Europa e riflette la somma di esperienze da essa accumulate in oltre 60 anni di attività. Dalle grandi presse, ora concentrate nei nuovi stabilimenti di Mirafiori Sud, le varie parti della carrozzeria raggiungono Mirafiori Centro e precisamente le cosiddette officine di Lastro Ferratura. Qui la vettura comincia ad assumere un suo volto prima di iniziare la corsa sulla catena di assemblaggio, dove verrà corredata di tutte le sue parti. La Fiat produce attualmente 1.400 autoveicoli al giorno, con larga prevalenza dei tipi di piccola e media cilindrata. Fabbriche come Mirafiori, che è il luogo centrale della produzione Fiat, crebbero tra il 1950 e il 1970 da 20.000 a 50.000 e oltre addetti. Mirafiori era grande come una città media italiana dell'epoca. Tutto questo grazie all'immigrazione meridionale. Ma poi la fortuna dei prodotti di quegli anni, quelli che ricordiamo tutti, la Fiat 600 nel 1956, due anni dopo la Fiat 500. Mai come in questo periodo dunque, l'Italia si regge su un'economia mista, pubblica e privata, due polarità che negli anni del miracolo economico interagiscono continuamente tra loro, creando una inaspettata dinamica virtuosa. Giugiaro, abbiamo appena visto una panoramica sul boom. Lei nel 52 arriva a Torino e arriva dalla provincia, quindi ancora non conosce la grande città. Ecco, con che obiettivi arriva in quella che sarà una delle capitali del boom economico italiano? Il desiderio della famiglia è quella che il maschio segue un po' le tradizioni di famiglia, quindi fare il liceo artistico, poi l'accademia. Perché suo padre cosa faceva? Mio padre dipingeva, come mio nonno decoravano queste ville patrizie, facevano il restauro di chiese, in un mondo che stava cambiando, perché tutti quelli che avevano comunque delle abitazioni di lusso, anche loro dovevano arrendersi al costo di una decorazione, come si usava. Quindi si aspettavano che lei continuasse in qualche modo il mestiere di famiglia, in qualche modo il disegno artistico. Sì, rimanere in un ambito che mi era congeniale, visto che da quando sono nato vedevo colore, matite, aiutavo a bucare i fogli di carta di mio nonno che trasferiva poi per la pittura sui muri, quindi voleva che io
proseguisse in questa direzione. Quindi dell'auto in quel momento a lei non gliene fregava niente? Fino a 17 anni poi penso che l'auto non fosse il mio desiderio. Io faccio prima il liceo artistico e poi in quell'ambito di liceo artistico di sera faccio un corso di disegno tecnico, perché già mio padre, quando ero alle medie nel paese, mi costrinse a fare anche questo contatto con un mondo di disegno che non era quello che io facilmente desideravo e facevo. Giugiaro, lei entra in Fiat nel 1955 grazie a Dante Giacosa, che era direttore tecnico dell'azienda. Come avvenne quell'assunzione? È stato puramente casuale, perché Dante Giacosa era il nipote del mio professore di disegno. Alla fine degli anni tutti gli studenti fanno una mostra per far vedere ai parenti quello che hanno trascorso. Io, su suggerimento anche del mio professore, fece delle vetture in caricatura e Giacosa vide questi disegni e chiese di me, di questo allievo, e il mio professore mi ha detto: guarda che questo qui ha in più una conoscenza tecnica che contrasta un po' con questa creatività artistica, perché di sera ha fatto un corso di 3 anni di ingegneria. Quindi proprio i professori, cioè gli ingegneri che Giacosa gestiva. Che Giacosa era una il mito, possiamo dire. Mito. Cioè, per lei chi era Giacosa? Giacosa era un personaggio irraggiungibile come creatore della Topolino, della 500, della 600. Ma quella Fiat cosa ha rappresentato per l'Italia del boom? Perché sa, noi oggi, come dire, ricordiamo il boom un po' con la nostalgia, un po' col mito di quegli anni, però quell'azienda che cos'era? Direi che in quel periodo l'azienda Fiat, l'industria Fiat, era all'avanguardia come tecnologia, come dimostrazione di poter fare dei prodotti validi per quanto riguarda la funzionalità, e quindi era direi il momento migliore di questa grande industria che tutti ammiravano. Tant'è vero che quando io ebbi l'incarico di progettare la nuova Golf, la vettura di base che sostituiva il Maggiolino, mi trovai in una sala con molti ingegneri, ma con la 128 Fiat smontata pezzo per pezzo. Quindi era un punto di orgoglio essere in un contesto del genere, vedere che loro per questo nuovo prodotto tenevano conto di questa vettura della Fiat. Ma chi sono gli uomini che hanno segnato gli anni del boom? I protagonisti di questo straordinario cambiamento. Alcuni sono personaggi già noti, come Vittorio Valletta. Altri sono nomi emergenti, come quello di Adriano Olivetti, erede di una grande famiglia imprenditoriale. Adriano Olivetti lancia la sua Lettera 22, una macchina per scrivere portatile dal design essenziale, così particolare, che è ospitata al Museum of Modern Art di New York, in rappresentanza appunto di quello specifico made in Italy che è appunto il design. Olivetti è un imprenditore atipico, portatore di una cultura riformatrice che va molto al di là dei temi e dei problemi della fabbrica. Ma non si potrebbe mettere un po' in movimento per, dico, anche per nostre esigenze televisive? No, ha ragione, vedi, ci sono questi... questi trasportatori che con un semplice bottone io le farò mettere in moto. Ecco. E poi abbiamo una grande miriade di homines novi, uomini che si fanno da sé. Giovanni Borghi, il simbolo, la Ignis, uno dei marchi famosi degli elettrodomestici, uniscono quel tratto caratteristico lombardo, no? Quel tono di accentuato pragmatismo alla sicurezza con cui si muovono, al piglio di chi risolve i problemi da solo, che non ha bisogno di intermediazioni. Nel 1943, terminata la guerra, almeno per me perché ero invalido di guerra, abbiamo ripreso tutte le nostre attività da Milano, le abbiamo portate a Comerio col papà e con i miei due fratelli. E di lì, insomma, abbiamo iniziato col sudore veramente, con la forza, con la volontà di arrivare a fare qualche cosa di buono, perché c'era,
c'era la premessa. La premessa era questa: io arrivavo in campagna e vedevo mia mamma che era là con la pompetta a petrolio, ogni tanto bruciava il mangiare perché non andava bene. Vedevo le donne con i caminetti a soffiare. E allora ho detto, ma perché non dobbiamo fare dei fornelli, non dobbiamo anche noi buttarci e poter dare questi fornelli al pubblico ad un prezzo tale, conveniente, affinché si possa fare un grande smercio. C'è un detto a Milano, dice, ufele fa il tuo mestiere. Io, cioè vuol dire pasticcere, fa il tuo mestiere. Io ho sempre fatto il mio mestiere. Le posso garantire che in tutta la mia attività artigianale, industriale, eccetera, non ho mai assaporato quello che potrebbe essere i soldi, il guadagno, mai. Cioè mi è sempre piaciuto guadagnare, perché se non si guadagna non si può costruire, non si può fare, non si può creare. Però per me il guadagno così trovato non mi è mai piaciuto. Sono sempre stato duro, lavoratore duro, perché duro per forza, ma ho sempre conquistato delle tappe guadagnandomi quello che era necessario. Uno sviluppo veloce e disordinato, la spinta propulsiva dello Stato, imprenditori coraggiosi e spregiudicati. Ma ancora non basta. Il boom ha un ultimo ingrediente non facilmente replicabile: i giovani, nuove generazioni di lavoratori che con salari non crescenti contribuirono allo sviluppo economico del paese. L'Italia di allora, l'Italia degli anni 50 e 60 è un paese giovane che ha tante energie fresche, che sa sollecitare il lavoro di tanti giovani perché incorpora una promessa di mobilità sociale. Insomma, promette alle persone, alle famiglie, una condizione migliore di quella che hanno conosciuto i loro genitori e i loro nonni. E questa promessa appare così credibile da spingere molte persone, milioni di persone, a lasciare le case e a tentare l'avventura di una vita differente. Gli italiani e le italiane del boom, però, non si spostano solo per trovare impiego o per raggiungere il posto di lavoro, che può distare da casa anche diverse ore di treno. Adesso, ed è una vera novità, si spostano anche per il piacere di farlo. Tutto questo è possibile perché sul mercato irrompono veicoli a motore, a due e a quattro ruote, destinati a motorizzare le masse. Ma anche tra le motorette si è arrivati alla vettura speciale. Tra le novità di questi giorni, anche se non collegata direttamente al Salone di Torino, c'è la Lambretta 150 Special, destinata ad offrire agli appassionati del motoscooter una edizione di lusso sport. Nell'immediato dopoguerra, tra il 1946 e il 1947, erano arrivati gli scooter, come la Lambretta e la Vespa, con cui i giovani contadini, come notava Italo Calvino, potevano, la domenica, togliersi qualche ora dal fango delle cascine e girare per i paesi. Le dispiace spegnere il motore? Per piacere, ci dica da dove viene. Io arrivo da Fossano, in Piemonte. E dove sta andando? E sto andando in un camping, sono in ferie e adesso vado fino al camping di Albissola per qualche giorno e poi proseguirò così le solite campeggi. Una lunga vacanza? Beh, spero di sì, ho intenzione di fare tutta la riviera Ligure e poi andare verso Viareggio e tornarmi così viaggiando. E lo fa tutti gli anni? No, a dire la verità quest'anno è il primo anno che me lo posso permettere perché gli altri anni avevo degli impegni di lavoro, ma quest'anno, se Dio vuole, posso farlo anch'io. E poi le utilitarie, che finalmente sembrano alla portata di tutti, o di quasi tutti. Le famiglie italiane vogliono avere l'automobile, quindi si impegnano per averla, danno fondo ai propri risparmi e l'acquistano, anche a costo di grandi sacrifici, perché spesso vengono comprate a rate. Questo permette una maggiore mobilità, i soggetti possono autonomamente muoversi, possono scegliere quando viaggiare. Inizia il boom delle gite domenicali, l'andata al mare la domenica o presso i laghi, e inizia così anche la moda in Italia del picnic. Siamo venuti a fare una scampagnata, è una bella giornata di sole, ma come vedete c'è parecchio vento. In ogni modo stiamo apprestando il nostro accampamento per la giornata. Io anzitutto penso a dei sedili e al tavolo.
perché abbiamo una gran fame e vogliamo fare colazione. Mi aiuta ad aprire questi sgabelli, per favore? È pronto? Santa 600, portabagagli, tergicristallo, carburatore, fari abbaglianti, prega per noi. Santa 600, quattro portiere, monocolore, superbenzina, corte maggiore, decappottabile, prega per noi. Recita una scherzosa preghiera laica di Alberto Moravia, che però coglie una verità. L'automobilismo di massa è una vera rivoluzione e, come ogni rivoluzione, ha dei rischi, in primis il traffico. Come le sembra il traffico di Roma? Che è molto confuso, che non vi sono, diciamo, delle regole generali, chi va troppo forte, chi va troppo piano. Se io voglio andare piano perché io voglio andare sicura, gente che mi strombazza di dietro col clacson molto maleducatamente, urlando perché dice che fermo il traffico, chi mi sfreccia troppo veloce da destra. Penso che, appunto, manca una regola generale, ognuno va in una maniera piuttosto maleducata, soprattutto. Ma non c'è solo il traffico. L'auto è, infatti, un veicolo di libertà, ma proprio per questo può comportare dei rischi per la cosiddetta società costituita. In molti casi, per esempio, i sottufficiali fino al grado di maresciallo non potevano acquistare un'automobile fino al 1958. E ugualmente vari ordini religiosi dovevano avere il permesso per guidare l'automobile. Si temeva, cioè, che l'automobile fosse anche un modo per sfuggire dal controllo. Si prendeva l'automobile e si scappava lontano per fare che cosa? E soprattutto ci sono due soggetti che sono interessati da questa polemica, che poi è molto forte sui giornali. I giovani, perché potevano sfuggire con l'automobile, chissà, magari dedicarsi a qualche avventura amorosa. E poi c'è tutta un inizio di barzellette, di frizzi e di lazzi contro le donne che guidano, perché sono considerati soggetti non abbastanza autonomi e quindi sono pericolose alla guida dell'auto. Signora, lei è molto che guida. Sono circa 4-5 anni e guido anche abbastanza, perché guido sia in città che fuori città. E lei è sicura di comportarsi secondo le norme? No, magari no, non sono proprio convinta. Qualche volta anch'io faccio degli sbagli. Sbagli di che genere, si spieghi? Può succedere che mi distraggo, che mi guardo nello specchio, che mi aggiusto, che mi trucco. Scene come queste succedono spesso? Sì, in un'ora di punta succedono molto spesso. Ma non sono soltanto le donne però che creano il caos? No, non è la donna, è l'automobilista in genere che crea il caos, però la donna si lascia prendere anche dall'orgasmo ed essendo anche meno pronta di riflessi fa sì che il motore si spegne e succedano queste cose. C'è chi pensa che le donne al volante costituiscano un pericolo, lei è d'accordo? No, penso proprio di no, perché sia gli uomini che le donne, ci sono quelli, cioè, che sanno guidare e quelli che non sanno guidare. Questo succede anche nelle donne, non solo negli uomini. E come prontezza di riflessi, c'è differenza fra voi e gli uomini? Penso che come riflessi ne abbiano più le donne che gli uomini. La motorizzazione di massa, che mette le ruote all'Italia, non poteva non essere accompagnata da una modernizzazione della rete stradale. Qui è Vittorio Mangili che vi parla dall'ingresso di Milano dell'Autostrada del Sole. Anche in questo caso, negli anni del boom, opera una buona sinergia tra l'operatore pubblico e operatore privato. Qui Napoli, è Baldo Fiorentino che vi parla dall'ultimo casello, dal terminal dell'Autostrada del Sole. Come molti automobilisti già sanno, il Vesuvio è sulla sinistra di chi arriva a Napoli. La città è sulla destra. Il nastro d'asfalto della Milano-Napoli si conclude nella zona a ridosso dell'aeroporto di Capodichino, quasi alla confluenza delle grandi strade regionali. Il simbolo di questa sinergia è l'Autostrada del Sole, inaugurata il 4 ottobre del 1964. Ecco, due personaggi che siamo abituati a vederci sorridere dai manifesti murali e dalle pagine delle riviste di moda. Sono Eletta Polvani e Raffaele Rocca. Dove andate? Stiamo andando a Roma, abbiamo una sfilata stasera e così abbiamo deciso di prendere l'autostrada perché è molto più comodo e più veloce per noi. Nonostante la sgambettata che dovete fare in pedana stasera, vi fate ugualmente il viaggio? Oh certo, deve calcolare che per noi è comodissimo. Pensi che in 5 ore circa arriviamo a Roma e soprattutto possiamo anche ristorarci e prendercelo un po' con calma, come si suol dire. La si realizza in tempi rapidi, la si realizza con un buon grado di efficienza
e l'Autostrada del Sole diventa proprio il simbolo riconosciuto da tutti della nuova mobilità italiana. Scusi signora, lei oggi percorre tutta l'autostrada? Ah, non credo, devo arrivare a Milano, ma vado poco a poco. Fermerò per un caffè a Roma, poi potassi mangerò a Firenze e finalmente arriverò a Milano. Ha percorso già altre volte l'autostrada? Sì, 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 mi sento molto sicura sull'autostrada. Poi Autostrada del Sole, che bel nome, spero di trovare un po' di sole anche a Milano. Giugiaro, la parola chiave di quegli anni, abbiamo visto, è mobilità. Ma come si andava incontro a questa voglia sfrenata di motorizzazione degli italiani? Ma il muoverci per andare in ufficio, non prendere il pullman o il tram, il muoverci per andare dove uno vuole, quindi i motorini, la Vespa che ti consente di andare in ufficio ben vestito, quindi l'auto era il prestigio. Quindi ci si presentava, potevi dire io ho possibilità, potevi conquistare, quindi è uno stato simbolo importante. Ma inseguendo questi sogni di cui parlava, cosa avete suggerito agli italiani? Ma gli abbiamo fatto vivere un momento di presenza particolare, perché eravamo ammirati da molti paesi per il nostro senso estetico, il desiderio di avere un certo tipo di vettura che non fosse solo per andare di qui a là, ma che mi rappresentasse. Restiamo poi alla sua carriera professionale. 59 entra le officine Bertone. Che mondo trova e cosa ha rappresentato Nuccio Bertone nella sua formazione professionale? Ma Bertone per me rappresenta la persona che ha fatto sì che io diventassi quello che sono da un punto di vista di progetti, perché sono andato da Bertone con un compito eccessivo per un ragazzo che è stato pur nell'università Fiat fare una vettura. La mia prima vettura fu la 2006 Sprint, ma io andai per guadagnare qualcosa extra, fare dei bozzetti, ero impiegato Fiat e quindi volevo fare qualche cosa di illustrazione e lui mi fece fare un esercizio che presentò l'Alfa Romeo e l'Alfa Romeo gli disse sì, questa potrebbe essere la vettura che puoi produrre in sostituzione di questa vettura che era un po' di anni che era sul mercato, che era la Giulietta Sprint. Poi mi disse che quei disegni io dovevo svilupparli, io disse ma sono alla FIA, non posso sviluppare un Alfa Romeo. E allora licenziati, io devo fare il militare fra 3-4 mesi, ma no, se vieni da me cercherò di non farti fare militare, anzi non lo farai. Boh, mi licenziai e iniziai a progettare una vettura, non avevo una grande equipe Bertone, quindi addirittura ho lavorato di sera, di domenica, pur di riuscire a fare questo tipo di progetto che vide alla luce all'ottobre-novembre del 60. E non ha fatto il militare. Ho fatto il militare. Ah, l'ha fatta la fine militare. Sì, perché mi arrivò la cartolina, io andai ovviamente a lamentarmi che lui mi aveva promesso, dico, no, ma tu vai negli Alpini, poi io vengo, è vicino a Torino, puoi continuare a disegnare. Quindi facevo il militare e durante il giorno, di sera, dalle 5 di avanti, avevo affittato una camera in un albergo e lì continuavo il mio lavoro. La maggiore mobilità, impensabile fino a qualche anno prima, non è l'unico cambiamento nella vita degli italiani. Cambia anche la propensione al risparmio, sostituita da quella per spendere. I soldi che finalmente circolano e anche quelli che non si possiedono, grazie a uno strumento che si diffonde ovunque, l'acquisto a rate. Le feste si annunciano con la tredicesima. Qualche grande complesso la paga in assegni. Una tredicesima all'antica con i deca, i biglietti da 10.000. Forse è più pratica, ma la si spende prima. Nel
Molti degli acquisti sono anche di generi durevoli e servono a dare un nuovo aspetto alla casa. A imprimere una risistemazione degli arredi è l'arrivo del televisore. Sul finire degli anni 50 gli abbonamenti sono pochissimi. La televisione è qualcosa che gli italiani guardano collettivamente nei bar, nei cinema, nei circoli ricreativi. Ma già nei primi anni 60 entra nelle case di sempre più italiani. Da quanto tempo hai il televisore? 2 anni. È il primo che ha? No, è il secondo, perché il primo non andava bene, è il secondo canale, allora dai, l'ho cambiato, allora ho preso questo va bene, mi trovo bene. Come l'ho pagato? A rate, naturalmente. Quanto costa? Viene sui 210.000 lire. È motivo di discussione qualche volta la TV? Di litigio, chiamiamolo così? No, di litigio no, di discussione fra noi, le ragazze, fra me e mio marito, perché lui vuol vedere sempre i programmi sportivi e io invece li amo meno. Oppure quando c'è qualche commedia da una parte, qualche programma di varietà dall'altra, vuol vedere varietà mentre mamma vuol vedere la commedia. E chi vince? Beh, la mamma. Non è soltanto un oggetto utile, ma anche uno status symbol da esporre come un trofeo al centro del salotto. Così alla produzione degli apparecchi viene affiancata quella dei mobili che li contengono. Cambiano anche gli altri mobili del soggiorno. Il ciliegio e il mogano vengono sostituiti dal tech e si impongono mobili di stile svedese, dallo stile agile e moderno. In cucina trionfa invece il frigorifero. E proprio la possibilità di conservare a lungo il cibo cambia radicalmente il modo di mangiare degli italiani. Fino alla fine degli anni 50, quasi il 60% del budget familiare era speso per il cibo, ma un cibo povero. Guardate che le ritardatarie rimarranno senza oggi. E colori! Va dal cestino alla signora lì. Nella cucina degli italiani prevalevano legumi, in genere secchi, pane non sempre di frumento, il mais sotto forma di polenta, poca carne, poco pesce e poca verdura fresca, perché erano generi costosi. Col boom economico c'è un'esplosione dei consumi ricchi. Ne vorrei ricordare soprattutto 3. La carne, in particolare quella bovina, lo zucchero e il caffè. Tra parentesi, noi pensiamo sempre agli italiani come amanti del caffè, ma l'abitudine della tazzina di caffè fuori, dentro casa, nasce in quegli anni, perché prima il caffè ha dei costi troppo elevati. A me piace molto mangiare variato, perché noi consumiamo molta carne, perché in famiglia piace di mangiare bene e ingrassare poco. Allora che cosa succede? Che questa dieta per la prima volta diventa più ricca, mantiene quella tradizione antica, un po' mediterranea che c'era, però riesce finalmente a inglobare questi alimenti che prima costavano troppo. Diciamo che se c'è un momento in cui forse la dieta mediterranea è diventata una realtà, è proprio questi anni. Che vuole sapere cosa mangio a casa? A casa la pasta asciutta, sempre, tutti i giorni. Poi la sera no, magari altre cose, ma a pranzo sempre pasta asciutta. Poi una bella bistecca, frutta e tutto è finito. Nel 1957, lo stesso anno in cui la RAI comincia a trasmettere Carosello, a Roma viene esposto al pubblico un supermercato di stile americano. Un'autentica novità che gli italiani vanno a visitare curiosi. La nuova industria alimentare, uno dei fattori trainanti dello sviluppo, identifica in questi grandi negozi un mezzo per arrivare più facilmente a tutte le famiglie. Lo fa guardando al modello che ha avuto successo negli Stati Uniti e che consente di far comparire per la prima volta sulla tavola degli italiani prodotti prima sconosciuti, come i surgelati, oppure frutti esotici come gli ananas. O ancora, prodotti di altre regioni, che finalmente vengono apprezzati ovunque, allargando l'alfabeto alimentare degli italiani. La gente si orienta su vari, su molti articoli, su articoli nuovi, articoli che non avevano mai provato, mai conosciuto e che naturalmente hanno un costo molto, molto elevato in proporzione a quelli che sono i continui articoli che hanno consumato fino adesso. Se cambia il modo di mangiare, anche una nuova tipologia di cucina deve trovare posto nelle case.
È la cucina componibile tanto desiderata dalle donne italiane negli anni 50 che la vedevano nei film di produzione statunitense, no? Queste grandi cucine spesso colorate con tutti gli accessori, ecco, comincia a entrare anche nelle case degli italiani. Negli anni del boom, occuparsi della casa e della cucina è ancora una prerogativa pressoché esclusiva delle donne. Ma quando si riposa una donna di casa? A me dice... E chi c'ha tempo di riposarsi? Con quattro figli, ma come faccio il tempo di riposarmi? Che sto sempre a lavare, a stirare, a accomodare, a fare da mangiare, a fare la spesa. E come si fa a riposarsi? Non c'è un minuto di tempo. Prima si pensava alla donna che lavorava in casa come alla massaia. Questo termine è un termine antico che fa pensare a una persona che lavora anche nelle masserie, lavora fuori casa, una realtà contadina. Ora diventa la casalinga, diventa una donna che è la regina della casa, che però deve essere anche molto efficiente, deve saper far funzionare la nuova casa, saper far funzionare anche le nuove tecnologie che entrano nella casa e trasformare la casa quasi, direi, in uno status symbol, un posto molto bello, un posto di cui è orgogliosa per il modo in cui ha potuto mantenerlo, quindi è orgogliosa del fatto che rappresenti il nuovo benessere che è entrato nella sua casa. Mi scusi signora? Lei, vedo, è qui per comprarsi una lavatrice, mi pare. Esatto, sì, sì. Tutto dipende dallo spazio e dal prezzo. Mi dica, che altri elettrodomestici ha in casa lei? Frigo, lucidatrice, aspirapolvere. E la signora lì accanto a lei, che impressione le fanno queste macchine qui? Mamma, dimmi. Ma non so, una cosa nuova. Proprio in questi anni, però, le italiane cominciano a ricevere un'istruzione più elevata, a lavorare, a coltivare aspettative e ambizioni fino a quel momento precluse. Lei è impiegata, signorina? Sì. Lavora da molti anni? Da circa 3 anni. E come mai lavora? Per migliorare la posizione familiare, e prima, e la mia personale dopo. Se suo padre le passasse un assegno mensile, lavorerebbe? Certo. Perché? Perché l'assegno mensile di mio padre non mi darebbe l'indipendenza che mi desse il mio lavoro. Si cercano nuovi modi di definire le donne e la loro posizione nella famiglia, ma la società italiana è ancora segnata da forti arretratezze e la supremazia maschile è ancora un dato acquisito. Giugiaro, ma voi creativi, che spazio di libertà avevate in quel periodo? In quel periodo avevamo dei grandi vantaggi perché il mondo non era così competitivo come oggi nella creatività, diciamo, di auto, di aspetti finanziari. Ormai il mondo si è organizzato, per cui siamo in competizione feroce, perché ogni paese finisce per perdere un po' di quello smalto, perché ci sono altri paesi che hanno più fame, si danno da fare, ci sono scuole, ci sono modi di intravedere il futuro. Per cui la competizione è una competizione molto difficile per i giovani di oggi. Devono sacrificarsi di più di quello che abbiamo fatto noi. Giugiaro, quali sono le ragioni del successo dell'Italia di quegli anni? Qual è stato il segreto del boom? La creatività. Noi siamo uomini di creatività. I grandi nomi che hanno fatto grande l'Italia erano degli individui, delle persone. Non era una concentrazione finanziaria. Oggi è in mano a questo mondo, quindi abbiamo perso la cosa più importante. Bisogna stimolare l'individuo, credere nella genialità dell'individuo e aiutarlo, perché noi abbiamo questa ricchezza. Lei ha anche disegnato la mitica DeLorean, che è l'auto di un film cult degli anni Ottanta che è Ritorno al Futuro, sì. Di cui nel 2015 si sono celebrati 30 anni. Sì. Ecco, lei, Giugiaro, che futuro immagina per l'Italia? Un futuro con grande difficoltà, perché noi abbiamo rallentato troppo. Il nostro paese non si è reso conto che in certi indirizzi tecnologici e che altri paesi che non erano neanche considerati più di tanto. Io faccio un esempio stupido. Sono andato in Corea nel 73.
Lei faccia il confronto di cos'è questo paese con la produzione di auto rispetto al nostro paese e lei capisce qual è la difficoltà che noi dobbiamo affrontare. Perché se una squadra di calcio non si allena tutti i giorni, quando deve fare la competizione non ha i muscoli. E così nella creatività, in qualsiasi settore operi, bisogna continuare, inventare e non aspettare il momento buono. Non è il momento per fare questo tipo di prodotto. Aspettiamo i momenti. No, si perde del tempo che a recuperare diventa molto difficile. Il bilancio degli anni del miracolo economico non è semplice e soprattutto non può passare solo attraverso cifre e statistiche, come racconta la prosa caustica dello scrittore Luciano Bianciardi, feroce critico del boom. È aumentata la produzione lorda e netta, il reddito nazionale cumulativo e pro capite, l'occupazione assoluta e relativa, il numero delle auto in circolazione e degli elettrodomestici in funzione, la tariffa delle ragazze squillo, la paga oraria, il biglietto del tram e il totale dei circolanti su detto mezzo, il consumo di pollame, il tasso di sconto, la statura media, la produttività media e la media oraria al Giro d'Italia. Io mi oppongo! L'Italia ha indubbiamente attraversato una grande crescita che l'ha riallineata agli altri grandi paesi occidentali. Ma questa corsa frenetica è stata convulsa e disordinata. Ha lasciato alcuni gravi problemi del paese irrisolti, come il divario tra il nord e il sud, che non poteva essere colmato semplicemente con un travaso della popolazione attiva dalle zone depresse a quelle sviluppate. Questo infatti ha prodotto da un lato lo spopolamento delle campagne e dall'altro un forte inurbamento e quindi grande speculazione edilizia con uno sviluppo disordinato dei centri urbani. Il paese così ha pagato forti prezzi. Per esempio prezzi ambientali, tutela ambientale mancata, di tutela del paesaggio. Alcune delle nostre aree urbane si sono compromesse, imbottite e diminuita anche la qualità urbana e la condizione urbana che lì si vive. Ecco, il boom è stato questo ed è stato una crescita disordinata, rapida, affannosa, proprio per i suoi ritmi contrari, che hanno creato squilibri sociali, hanno dilatato alcune città, a cominciare appunto da Milano e Torino, che vedono delle crescite impressionanti della loro popolazione urbana. Pensiamo a Torino. Torino alla fine della guerra ha circa 650.000 abitanti. Bene, varca il milione di abitanti nel 1961. Un altro lato oscuro delle boom è indubbiamente l'ambiente, che è oggi di grande attualità. Il grande sviluppo che abbiamo avuto dal fenomeno dell'urbanizzazione al fenomeno appunto della costruzione anche di nuovi centri, soprattutto centri balneari lungo le coste italiane o nelle isole, si pensi alla Sardegna, hanno portato alla distruzione di una enorme ricchezza appunto del nostro patrimonio paesaggistico. Lo squilibrio tra le città sempre più popolate e minacciate dalla speculazione edilizia e le campagne abbandonate non è l'unico squilibrio prodotto dalla crescita veloce e incontrollata di quegli anni. Le immigrazioni di massa trasformano in operai persone che provenivano dalla cultura contadina e che solo con gravi costi personali potevano adeguarsi alla nuova realtà in cui erano stati proiettati. Come ogni epoca, anche il miracolo economico ha un suo ciclo e nel 1963 può dirsi concluso. Da allora avverranno molti cambiamenti, anche positivi, che renderanno più agevole il processo di integrazione delle masse lavoratrici. Ma l'Italia non conoscerà più uno sviluppo paragonabile, né l'effervescenza sociale e culturale di quel periodo. Il rischio è quello di guardare a quegli anni con nostalgia, con un senso di perdita per quello che l'Italia è stata e che sembra non poter essere più.
Io credo che sia giusto ragionare sullo sviluppo italiano, sulle sue tappe passate, ma non tanto e non per alimentare un senso di nostalgia, quanto invece per ricercare le ragioni di questo andamento così irregolare nel tempo. Purtroppo, in una società che tende a invecchiare, a essere anziana, prevale, guardando le immagini del passato, il rimpianto per il come eravamo, invece che un'analisi critica di quello che del nostro passato noi potremmo ancora utilmente recuperare per preparare una nuova stagione di sviluppo. Abbiamo visto il grande successo economico che caratterizzò l'Italia fra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, ma questo grande successo ebbe anche un prezzo, e questo prezzo salato da pagare furono le migrazioni, spostamenti dal sud verso altri paesi e anche all'interno verso l'Italia settentrionale. Questi spostamenti noi li analizzeremo in compagnia di Ernesto Olivero, che ne fu anche un protagonista nel senso dell'organizzazione e dell'analisi. Io penso che dovrebbe esserci a scuola una materia, accogliere l'altro. L'altro non è un infedele, l'altro non è un meridionale, l'altro non è un settentrionale, l'altro non è un nero, l'altro sei tu. E già a scuola bisognerebbe che ci fosse una materia dove l'altro non è un diverso, altrimenti noi in Italia e in Europa andremo in guai infiniti se non si prende in mano questo problema e lo si fa diventare una grande opportunità.